Milano, liceo scientifico Leonardo da Vinci. È la sera di sabato quando al party di inizio anno, il Leo Fest organizzato davanti all'istituto, arrivano proprio loro, i Maranza. Spray al peperoncino spruzzato e maxi rissa finale. È l'ultimo episodio di microcriminalità che vede protagonisti gruppi di ragazzini di prima e seconda generazione arrivati in Italia dal Nord Africa, i Maranza appunto, fusione tra marocchino e zanza, piccolo ladruncolo e milanese. Vivono nelle periferie, ascoltano musica trap e si riconoscono dall'abbigliamento. Questi ragazzi, soprattutto dopo la pandemia, sono alla ricerca di una identità perduta. E la stanno trovando in queste forme aggregative di comportamenti collettivi. La baklava, il passamontagna leggero, catene vistose, l'immancabile borsello, la sacoscia, tracolla sul petto, magliette da calcio, spesso estere, tutte in acetato, sneaker. Sono giovani, giovanissimi e rivendicano con migliaia di video sui social di riferimento l'orgoglio maghrebino. Non tutti commettono reati, ma chi lo fa assalta, picchia e rapina coetanei. Nei luoghi della movida il 90% delle aggressioni è opera loro. Addirittura si danno appuntamenti via social, fanno la rissa, la riproducono e se la scambiano nei vari social. L'esplosione mediatica con il mega raduno di Peschiera del Garda. A Milano, tra birre e amari comprati al mini market, si ritrovano sulla Darsena, su Navigli, all'Arco della Pace e nella zona di Corso Como.